Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La nuova linea editoriale all'insegna di sobrietà e decoro voluta da Pier Silvio Berlusconi per le reti Mediaset per la prossima stagione televisiva non risparmia neanche uomini e donne. Il dating show di Canale 5 vive dei battibecchi infuocati tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ad innescare la miccia è prevalentemente la prima che accusa la seconda di essere l'unica responsabile delle sue delusioni d'amore. Gli scontri tra la storica opinionista e la dama del trono over che ha bussato alla porta del programma oltre un decennio fa per cercare il principe azzurro sono spesso conditi da parolacce e insulti. Stando a quanto riporta Nuovo TV, Tina Cipollari sarebbe finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato di Mediaset le avrebbe dato un ultimatum, basta trash. Qualora non dovesse rispettare le regole, asserisce il magazine, potrebbe rischiare la poltrona. Ma non è l'unico rumore che circola sul conto dell'opinionista vamp di Uomini e Donne. Voci di corridoio provenienti da Cologno Monzese la davano addirittura prossima a lasciare Mediaset. Un'indiscrezione che non ha fatto altro che alimentare i veleni su un presunto addio non volontario ma conseguenziale al cambio di rotta preteso dall'editore. Raggiunta da Leggo, Tina Cipollari ha tranquillizzato i fan: se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto alcun avviso. Penso di esserci ancora. Nelle scorse settimane, Mediaset ha annunciato la decisione di affidare Pomeriggio 5 a Mirta Merlino. Ad uscire di scena non è stata solo Barbara D'Urso ma anche il suo seguito di personaggi trash. Di questi ultimi dovrà fare a meno anche Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello al via a settembre. Tra i personaggi che non vedremo più nella casa di Cinecittà figura Gwendalina Tavassi che nelle scorse ore ha lanciato una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi senza nominarlo. No ragazzi, non farò il GF, ha detto, ogni anno dite questa cosa. Da adesso in poi, se prima c'era proprio un minimo di possibilità, fatte fuori tutte. A me non me ne può fregare di meno perché sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto su Instagram, ci lavoro. Se in TV vengono cose che mi piacciono le faccio, se propongono cose che mi piacciono non le faccio. Non sono mai stata una malata della televisione, ma del GF sì. È l'unico reality che rifarei, però non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ci frega, è bello il trash. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.